Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video dedicato al Festival di Sanremo. Ripercorriamo su YouTube la storia del Festival di Sanremo, ogni video un'edizione. Abbiamo iniziato chiaramente dalla numero 1 del 51 e oggi siamo esattamente al Festival di Sanremo numero 41. È il 41esimo Festival di Sanremo, è quello del 1991 e oggi ve lo voglio raccontare. Buona visione! Il 41esimo Festival di Sanremo si tenne a Sanremo dal 27 febbraio al 2 marzo del 1991. Fu presentato da Andrea Occhipinti e Edwige Fenech. In questa edizione il festival tornò a svolgersi al Teatro Ariston, riaperto dopo un anno di lavori di restauro e anche di ampliamento. Anche in questa edizione ogni artista in gara venne affiancato da un interprete internazionale, però solo pochi incisero il brano e questi furono soltanto Sarah Jane Morris, che fu abbinata a Cocciante, Ute Lemper, abbinata a Iannacci, Ofra Haza, insieme a Raff, Howard Jones che cantava insieme a Tozzi e Randy Crawford che invece cantò insieme a Grazia Di Michele. A vincere il Festival di Sanremo del 91 fu Riccardo Cocciante con la bella canzone Se stiamo insieme. Mentre fra le nuove proposte trionfò un giovane esordiente Paolo Vallesi con la canzone Le persone inutili. A dispetto del 13esimo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo, il grande successo, forse uno dei più grandi almeno radiofonicamente parlando e di vendite, fu ottenuto dallo spumeggiante brano Siamo donne, cantato in coppia da Sabrina Salerno e Gio Squillo, che era anche l'autrice della canzone, che divenne uno dei tormentoni musicali di quell'anno. Fra gli interpreti internazionali doveva esserci anche Rod Stewart, però non ci fu perché venne cacciato dall'organizzatore perché non acconsentì a fargli eseguire un solo brano quando invece previsti ne erano due. Il programma vinse un telegatto come miglior trasmissione musicale dell'anno. La scenografia venne creata da Umberto Bertacca, le coreografie da Franco Miseria. I protagonisti dei balletti erano Julio Bocca e Daniel Eslow e la regia era di Luigi Martelli. La novità di questa edizione fu l'introduzione della giuria demoscopica come mezzo di votazione dei cantanti. La selezione del campione e la raccolta dei dati furono affidate alla società Doxa. I collegamenti esterni con la Doxa durante la trasmissione furono affidati a Maria Pia Biscotti. Alcune curiosità di questo Festival di Sanremo sono queste. Durante la manifestazione furono resi noti soltanto i primi tre classificati, quindi quando si arrivò alla serata finale la classifica vede solamente i primi tre. La classifica completa, proprio per sapere come erano arrivati tutti e 20 i big in gara, fu fornita alla stampa soltanto qualche giorno dopo. Un'altra curiosità riguarda le nuove proposte. Fra le nuove proposte in gara c'erano anche il gruppo delle compilation, che era un gruppo che arrivava da un programma domenicale della televisione. Era stata ammessa al festival in sostituzione di una cantante che si chiamava Monica Granai. Il brano che avrebbe dovuto cantare si intitolava Single Man, ma siccome era risultato già eseguito pubblicamente, quindi fu ritirata dalla gara questa cantante e al suo posto furono chiamate le Compilations. Ma come ogni Festival di Sanremo che si rispetti, anche questo Festival di Sanremo avrà i suoi esclusi clamorosi. Pensate che a questo Festival di Sanremo si presenteranno ben 65 cantanti campioni o big, insomma, per concorrere al Festival di Sanremo. Soltanto 20 verranno poi presi a questo Festival di Sanremo e tutti gli altri saranno quindi esclusi, chiaramente. Fra i nomi più illustri dell'epoca esclusi da questo Festival di Sanremo saranno Flavia Fortunato, Mike Francis, Fausto Leali, i Mattia Bazar, Paola Turci, Marcella Bella, Luca Barbarossa, Egli le storie tese, Mimolo Casciulli, Minoritano, i Righeira, i Formula 3 e i Nomadi. Le richieste invece della sezione novità si presentarono ben 154 nuove proposte e fra queste 154 nuove proposte che si presentarono al Festival di Sanremo c'ero anche io è vero, con una canzone che si doveva intitolare e si intitolò poi anche Le parole rimangono.
e siamo alla classifica dei 100 dischi più venduti del 1991. Nella classifica dei 100 dischi più venduti dell'anno il Festival di Sanremo è veramente presentissimo. Allora, questo Festival di Sanremo, le canzoni che concorrono sono tantissime, veramente tanto, perché c'è la doppia interpretazione, ma in realtà le uscite non saranno per tutti. Usciranno le 36 canzoni canoniche, big nuove proposte, e delle interpretazioni internazionali soltanto 4 singoli usciranno, perciò in totale da questo Sanremo escono 40 canzoni. Di queste 40 canzoni ben 28 avranno buoni riscontri di vendite, e di queste 28, 18 entreranno proprio nella classifica dei 100 dischi più venduti dell'anno, quindi un Festival di Sanremo vendutissimo. La canzone più venduta di questo Festival di Sanremo è quella che vince Se Stiamo Insieme di Riccardo Cocciante, che avrà un altro primato. In realtà sarà anche non solo la canzone più venduta di Sanremo e aver vinto Sanremo, ma sarà anche la seconda canzone più venduta in assoluto dell'anno, questo grande successo di Riccardo Cocciante. Al numero 5 la canzone che arriva terza, Perché lo fai, di Marco Masini. Al numero 14 spunta La luna dal monte di Bertoli d'Azienda. Al numero 16 Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi. Al numero 19 Oggi un Dio non ho di Raff. Al numero 23 la canzone che vince fra le nuove proposte, Paolo Vallesi, Le persone inutili. Al numero 29 Nenè di Minghi. Al numero 40 Dubbi no di Mietta. Al numero 51 la seconda classificata fra le nuove proposte, L'esordio fortunatissimo di Rene Fargo con La donna di Ibsen. Al numero 59 Il mare più grande che c'è di Fiordaliso. Al numero 67 Terra di Rossana Casale. Al numero 77 La musica va di De Crescenzo. E al numero 82 La fotografia di Enzo Iannacci. Al numero 86 Siamo donne, Sabrina Salerno e Gio Squillo. Al numero 92 E noi qui, Bungaro con Idi Di Bella. Al numero 93 Oggi sposi di Albano e Romina Paue. Al numero 99 Serenata di Marco Carena. E al numero 100 Io ti prego di ascoltare di Riccardo Folli. Sono queste le canzoni di Sanremo che entrano nella classifica dei 100 dischi più venduti dell'anno nel 91. Ma altre canzoni che avranno buoni riscontri di vendite saranno I'm Missing You di Sarah Jane Morris, Sbatti ben sul del bebop dei Ladri di Biciclette, Che grossa nostalgia di Fandango, Se io fossi un uomo di Grazia di Michele, In questa città, Loredana Bertè, Non è poesia, Giovanni Nuti, La fila di Leandri di Gianni Bella, L'uomo che ride, Letimoria, Giselle, Patrizia Bulgari e Gaetano di Rudy Marra. Volevo segnalarvi però che Renato Zero, che arriva secondo a questo Festival di Sanremo del 91, non farà uscire il singolo, perciò in questa classifica non è presente, perché noi, come sapete, ci informiamo per sapere quali sono le canzoni, ecco, vendute di Sanremo, non gli album poi collegati a queste canzoni. Farà uscire soltanto l'album, però ci tengo a sottolineare che comunque l'album si chiamerà Prometeo e sarà il secondo disco più venduto dell'album, chiaramente più venduto dell'anno 1991, giusto per dare giustizia anche al successo di Renato Zero con Spalle al muro. Queste erano le canzoni più vendute del Festival di Sanremo del 1991. E vi ringrazio di aver seguito anche oggi questo video dedicato alla grande kermesse musicale italiana del Festival di Sanremo, dove appunto cerchiamo di raccontarvi in pillole quali sono stati gli avvenimenti e tutte le curiosità e i protagonisti di ogni edizione. Abbiamo iniziato dal 51 per arrivare oggi al 91. Allora, dunque, io volevo quindi ricordarvi che se vi interessa conoscere tutto le curiosità riguardo proprio al Festival di Sanremo, tutte le edizioni fino ad ora realizzate in questi video, basterà appunto entrare nel mio canale, nella playlist dedicata, si chiama Sanremo Vlog, e la storia del Festival di Sanremo, così vedrete tutte quante le edizioni raccontate appunto da me in questa serie di video dedicati al Festival di Sanremo. Io vi ringrazio per la visione nuovamente, vi aspetto al prossimo video dedicato e vi lascio con la canzone che arriva terza al Festival di Sanremo 91, visto che a questo giro vogliamo proprio premiare, ecco, e riascoltare le terze canzoni che arrivano al Festival di Sanremo. Io vi ringrazio ancora e alla prossima volta. Ciao Dale! Questa pioggia nei capelli, perché lo fai? Con questa...
questi occhi un po' fanciulli, un po' marinai, per una dose di veleno che poi dentro di te non basta mai. Con le tue mani da violino, perché lo fai? Tu che sei rosa di giardino dentro di me, come un gattino sopra un tetto di guai. Dimmi perché, perché lo fai, perché lo fai. Non rispondermi se non vuoi, però lo sai che io vedo con gli occhi tuoi, e tu se vuoi puoi nasconderti dentro. Perché